Lei va verso Bari? Sì. Perché di qui e non di là? Non lo so. Non lo sa. Per abitudine. Perché lei lo fa sempre. Sì. Ma lei sapeva addirittura che di là si va anche a Bari? No, no, non lo sapevo. Questo è al contrario. La signora non sa che di là si va anche a Bari, perché qui manca il cartello. La segnaletica dice... manca il cartello, però sì, so che si va a Bari, ma non so da dove. Sì. Lei preferisce seguire la strada, sì, vecchia? Questa strada serve per chi viene. Chi, certo, viene da... si accede con, da questa strada, accede sulla statale 96. Ma... l'accesso, mentre l'accesso è comodo venendo da Bitetto, andando fuori da Palo, l'accesso diventa questo, molto ma molto pericoloso. Se questa è una strada che si può lasciare in questa maniera, hai bisogno di fare questa manovra particolare. Bisogna fare questa manovra particolare che è molto ma molto pericolosa. Poi, questo, cioè, io penso che non si possa lasciare una retina che sta qui. Tra l'altro con la plastica, con non la, è, non da è... tanto tempo. E io voglio ricordare che questo è un appalto di 100 milioni di euro. Di sera la fate? Non di sera, no. Pericolosa, sì. Molto pericolosa. Sì. Sì. Il signore dice la sera è preferibile andare di là perché di qui è abbastanza pericoloso. Di sera l'ha fatta mai? No. Perché? Questa qui, sì, la faccio abituale. È sì, pericolosa, sì, o no? Parecchio, questo svincolo sì, parecchio. Poi anche tutto così c'è il rischio che si possa andare assolutamente giù. Sì. Lei si mantenga sempre un poco sulla destra. Assolutamente, grazie. Arrivederci. Lo sbalzo è comunque considerevole. Se questo è la sicurezza di un cantiere di 100 milioni di euro, un appalto pubblico significa che... di un'azienda che dovrebbe avere dimestichezza e masticare come il pane questa cosa, no? Possiamo anche chiedere l'autorizzazione... per fare la raccolta e cambiare noi i cartelli. Oppure ci danno l'autorizzazione... c'è già, aspetta, lo possiamo alzare? Ma che scemo io che non ci ho pensato, c'è già il cartello, quindi praticamente però questo vedi, cartello esatto, potrebbe essere messo però, di là, vedi, no, ci ma sta la domanda lì. È un'altra, se tu metti il cartello così in direzione sì, Bari da questo sì, lato, uno poi ha il conflitto, nel senso che arriva qua e dice dove sì, si va? Eh sì, ma loro devono fare un'altra cosa, per essere... No, che dici? Io penso che devono fare un'altra cosa, devo mettere questo cartello con il sole per dire andate di giorno, bravo, segnaletica di giorno, di notte andate però, di là perché qui non abbiamo ancora messo in sicurezza, esatto, quando metteranno in sicurezza possono togliere una là. Questo possiamo suggerire agli appaltatori, soprattutto di sera senza illuminazione, il rischio che vadano dritto e quindi non seguano la curva e finiscano dentro la recinzione, se così si può dire, la retina, è altissimo e si potrebbero fare veramente molto male. Paolo è stato espropriato di 25 ettari di terreno, che non sono pochi, di tutto ciò che ha dato Paolo nessuno parla. Chiediamo, in cambio del cartello che non riescono a mettere, l'autorizzazione lo facciamo come sponsor e mettiamo sponsor di Cittadini di Paolo. Magari mettiamo pure il campanile, mettiamo il campanile così per far vedere che usiamo il passare. Il campanile, quando che ne sei salutando, tutta Palo passa di qua. Il campanile. Tutti, vedi. Ciao, vieni qua, scusa. Vieni qua, non creiamo noi mo l'incidente perché è pericoloso. Andiamo al cartello, andiamo a far vedere all'ANAS dove dovrebbe mettere il cartello. Okay. Allo svincolo abbiamo girato a destra, come sempre si fa, vecchio nuovo tracciato, il problema arriva poi più avanti quando uno decide se andare sul nuovo tracciato del 96 o continuare a percorrere la vecchia strada. O meglio, se uno decide come entrare in Palo, perché se deve andare a Matera è giusto che segua il nuovo tracciato, ma se deve andare in Palo è giusto invece che segua il vecchio tracciato, perché col nuovo tracciato l'accesso per il centro di Palo non ce l'abbiamo. È notevolmente allungato rispetto a quello che adesso faremo noi. Esatto. Noi dobbiamo seguire per Bitetto. Sappiate che se venite a Palo dovete andare a Bitetto. Dal Beato. Chissà, fa il sciumaracolo pure lui. Andiamo avanti. Esatto. Quindi qui arriva lo svincolo, non c'è scritto Palo da nessuna parte. Seguiamo per Bitetto, giriamo a destra. E quando giri a destra sotto, quando ormai sei proprio a ridosso dello svincolo. Sei a ridosso dello svincolo, quindi in curva troviamo il cartello con la scritta Palo del Colle, zona industriale. Che è stata messa grazie alla mia protesta. Non Palo del Colle centro, ma Palo del Colle, zona industriale. Industriale. E facciamo la rotatoria. E ci mettiamo sul vecchio tracciato. Perché vogliamo vedere il campanile. Il campanile. Noi vogliamo vedere Palo. O meglio, io che sono stato sempre un rappresentante
del comune di Palo, voglio vedere la mia Palo. Ecco. E adesso, guardando in avanti, dopo la curva, riusciremo a vedere finalmente Palo del Colle, che invece nel nuovo tracciato verso Matera finisce sotto un tunnel e non si vede più nulla. Eccolo qua. Di fronte a voi c'è Palo del Colle. Solo dopo alcuni chilometri arrivi al cartello, tra l'altro quello giallo temporaneo dei lavori, con la scritta Palo del Colle. Sì, ma per arrivare a questa scritta Palo del Colle devi fare soltanto questa viabilità. Dal sottopasso, dalla nuova viabilità, non puoi mai riuscire ad arrivare a Palo del Colle. Come per esempio sulla destra c'è un'altra uscita per Palo. Questa strada qui sulla nostra destra fa uscire su Palo, sulla zona artigianale. E non anche vedo... quello non è indicato. Che portare le persone al centro di Palo per far vedere le bellezze di Palo, il Palazzo Filomarino, il nostro centro storico, è pure pubblicità. Quindi se all'ANAS non gli importa niente di Palo, ma è venuta a Palo soltanto per derubarci di 25 ettari di terreno, lo dovremmo fare noi per promuovere il nostro territorio. Questo è il cartello nano che suggerisce l'uscita a Palo del Colle, quella del centro, effettivamente è quella che proprio ti porta a due passi dal centro di Palo del Colle. Il ponte sarà battuto, giusto? Sì, sì, sì. Ma questa viabilità resterà. L'accesso a Palo resterà. Se non prendiamo quella viabilità, se non c'è l'indicazione centro storico, Palo centro, in quel tratto, si arriva all'Eurospin. Cioè noi per uscire a Palo mandiamo la gente al supermercato. Mandiamo la gente al supermercato. Andate al supermercato. E quindi probabilmente l'Eurospin è uno sponsor della viabilità. Beh, vabbè. Però, potrebbe essere. Potrebbe anche essere. Perché così dovrebbe pagare l'Eurospin il cartello, non noi che facciamo la colletta. Certo, vabbè, possiamo dire. Questa meraviglia qua, no? E questa meraviglia è scomparsa. Vale la pena di essere vista. Certo, ma è scomparsa dalle indicazioni della segnaletica. È scomparsa questa meraviglia, è scomparso il campanile. 150,8 metri. Che era vanto, il punto di riferimento, cioè il vanto di Palo. Era chi voleva individuare Palo sapeva che stava da Palo Uspione, o campanile. Uspiaun, perché era il più alto di tutti. Da qualunque parte giravi lo vedevi. E quindi avevi il punto di riferimento.